Dopo la sosta per il maltempo e per la tragica scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina, sono ripartiti quasi tutti i campionati. In seconda categoria la Folgore Fornovo, su un terreno appesantito dalla pioggia, non riesce a concretizzare le numerose occasioni da rete e il match casalingo contro il Mercury finisce 0-0. Una prestazione sostanzialmente positiva per gli 11 allenati da Brianti in vista della trasferta di domenica prossima sul campo della capolista. Negli altri incontri vincono il Vicofertile, il Scivizzano 3-0 sul campo dell'Astra e il San Leo che batte il Montanara per 3-1 ed è quarto in classifica con un punto in più della Folgore. Rinviata Compiano Calestanese. In prima categoria rinviate gli incontri Fornovo Sorbolo e Real Valbaganza Poviglio. Il Solignano, con un gol di Paini, vince a Borgotaro il derby con la Valtarese e il Basilica 2000, nello scontro diretto, con i gol di Cazzato e Barbarini, agguanta il Viadana secondo in classifica, a 2 punti dalla Casalese, fermata sul campo del Levante per 1-1. Con i gol di Perasso e H, il Cervo Collecchio, fanalino di coda, spera ancora. Con Andrea Ferrari, allenatore, dopo 4 mesi riassapora la vittoria contro il Ghiare. Domenica prossima scontro fra Solignano e Real Valbaganza. In promozione continua la marcia di Colone e Felino, vittoriosi entrambi per 3-0 in trasferta contro Gotico e Castellana. Inaspettata sconfitta casalinga del Traversettolo, terzo in classifica ad opera del Brassello. Vince il Noceto 4-1 contro il Monticelli, mentre la Medesanese viene sconfitta per 3-0 a Carignano.